Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Q&A. Vorrei intanto ringraziarvi perché siete in tantissimi a scrivermi tutti i giorni. Il canale YouTube sta crescendo molto velocemente, quindi se sei nuovo, non sei ancora iscritto, fallo, attiva la campanellina così che potrai rimanere aggiornato su tutte le novità e i video che caricherò prossimamente. Bene, veniamo a noi. Oggi secondo Q&A, sono moltissime le domande che mi avete fatto, quindi ho deciso di dividere il Q&A in due parti, sennò diventerebbe troppo lungo. Bene, partiamo subito con Ricky Power 83. Ciao Edo, quanti giorni di riposo dall'allenamento fai prima di scendere in pista e prima di entrare in pista? Come ti riscaldi? Grazie, vai avanti così. Grazie intanto Ricky per i complimenti. È un'ottima domanda, ma dipende soprattutto da cosa devi fare, se è un allenamento, una gara, oppure dalla disciplina, se è la velocità, se è il motocross. Ad esempio, per fare cross io cerco di essere sempre il più riposato possibile visto quanto è pericoloso, mentre per il riscaldamento dipende, o vado in bici oppure salto la corda. Allora, Mirko Cambiani Anica 75, qual è il campionato più importante al quale hai partecipato? CIV Super Sport 600, livello stellare. Federico Campera, che obiettivo hai da blogger? Boh, sicuramente divertirmi. Obiettivi non lo so, per adesso divertirmi. Stefano Bergamini mi chiede: quanto aprire i sei manubri e a quale altezza mettere le pedane? Domanda da $1 milione. Ogni moto è diversa, ogni pilota è diversa. Bisogna vedere, bisogna guardarci. Diciamo che non c'è un manuale o una regola scritta precisa, è la sottile linea fra lo stare comodi e il corretto bilanciamento in sella. Giuseppe Fantini: ciao Edo, durante la piega di quelle con la P maiuscola quanto avanti riesci a vedere? Io ero rimasto che si dovesse guardare l'uscita, ma mi sembra fisicamente impossibile. Già in rettilineo o guardo avanti o sto nel cupolino. Allora Giuseppe, diciamo che quando fai le giornate vai in pista è normale che ti faccia male il collo, perché per stare in carena per forza di cose comunque un po' viene sforzato. È una questione di posizionamento in sella, poi bisogna anche farci un po' l'abitudine, c'è chi più elastico, chi meno, chi soffrirà di più, chi meno. Marco Sacchi: ciao, ti chiedo qual è il momento della guida in pista dove un pilota fa davvero la differenza, staccata, inserimento, percorrenza? Grazie. Secondo me staccata, inserimento, a dare gas è più facile, ad entrare forte facendo le linee corrette è molto più difficile. Gianluca Zito: ciao Edo, volevo chiederti come mai quando sono in piega non ho la completa mobilità del ginocchio interno, cioè se devo chiuderlo in piega non riesco. Grazie. Anche qui altra bella domanda, mi fate tutte le domande specifiche, non sono mica mago, dovrei vedervi in sella. Comunque sia, non è un buon indicatore il fatto che non riesci ad aprire il ginocchio, anche perché quando passi sui cordoli devi poterlo alzare, non bisogna mai essere troppo rigidi. Allora, Davide Bedin: oltre al ciclismo e motociclismo e cross, pratichi altri sport? Ti piacerebbe provare altri sport? Di sport ne ho fatti tanti, ho giocato a calcio 11 anni, ho fatto delle gare di windsurf, anche se adesso è rimasta come passione della domenica, diciamo, non lo pratico molto, anzi raramente, però lo adoro. Il ciclismo è una droga, mi spiace solo non avere il tempo che vorrei da dedicargli. Massimiliano Amici: ciao Edo, avevo visto in una Kawasaki che guidavi un tampone sul serbatoio. Veramente è utile quando muovi la moto con le gambe e quando ti appoggi, quando vai in piega in ingresso curva, oltre ad arretrare la posizione di guida? Allora, il detto dice tampone, tempone, attenzione. La storia del tampone è un po' come i pois o le frange. Ogni tanto vanno di moda, ma in realtà pochi lo utilizzano correttamente e soprattutto se sei ben posizionato in sella non fa la differenza, o meglio è un aiuto ma non deve essere parte fondamentale. Riccardo Secci: ciao Edo, nella tua biografia c'è scritto che hai partecipato al CIV Super Sport 600, ti piacerebbe partecipare con le 1000? È un obiettivo fissato? Seconda domanda: farete mai un video con Nasca in cui vi scambiate la moto? Sarebbe interessante. Continua così, in bocca al lupo per i tuoi obiettivi. Però vorrei vedere se trovassi qualche pilota che non vorrebbe correre il superbike con le 1000. Per adesso è un sogno più che un obiettivo, visto che attualmente non ho gli sponsor nemmeno per fare la Super Sport 600. Per quanto riguarda il video con Alberto, in verità lo abbiamo già fatto, è uscito settimana scorsa sul suo canale e usavamo le R3 a Castelletto di Branduzzo. Ah, e grazie
per i complimenti. Un 73 RX. Ciao Edo, vorrei chiederti in base a cosa hai scelto la colorazione del tuo casco. Principalmente per essere diverso, come al solito. Volevo una cosa semplice e che non avesse nessuno. Anche il mio logo è praticamente il mio cognome scritto in alfabeto fonetico. Lucius Bianchi, tu guidi solo moto da pista o anche da strada? Assolutamente solo pista. In strada ho un Maraguti F10 che fa 50 all'ora e al massimo utilizzo quello. Gabbo 77GK. Traverso più bello che tu abbia mai fatto? Beh, sicuramente quello di Imola, la variante bassa, oppure anche al Mugello in emergenza alla San Donato. E anche Rapid Bike mi dà un sacco gusto. Diciamo che in traversare è una cosa bellissima, mi piace farlo un sacco, penso si sia visto. The Queen is dead. Questo è il mio amico Ale Morra, ciao. E ti rispondo come mi rispondi tu a volte. E che te devo dire? Calograph 06. Sei mai stato a Racalmuto in Sicilia? Se sì, che ne pensi? Allora, di Racalmuto so che è la pista dove l'R&D di Pirelli, R&D sta per Research and Development, e la sperimentazione moto sperimentano appunto gli pneumatici Pirelli. E so che è una pista un po' particolare che gira intorno a un lago, non ci sono mai stato, mi piacerebbe andarci. Gianlu Rossi 14. Ciao Edo, ma per la preparazione fisica, oltre al ciclismo, come ti alleni? Allora, oltre al ciclismo vado in palestra, tra l'altro saluto gli amici della palestra di Monza, che è la palestra dove vado ad allenarmi, e faccio molto corpo libero, circuiti, sempre cuore alto e poco peso e tante ripetizioni. Il mio obiettivo è quello di essere il più magro e reattivo possibile. Magro perché penso che ogni chilo in meno che hai è fatica in meno che fai. Ne guadagna la lucidità, la resistenza, e quindi o vai più forte o, male che vada, sicuramente sbagli meno. E ultimo, ma non per importanza, diminuisci di molto il rischio dell'infortunio. Lollo Orange, è possibile secondo te lavorare in un team avendo frequentato solo l'istituto tecnico ramo elettronica? Ecco, sicuramente dovrai fare della gran gavetta e molto probabilmente per i primi tempi non farai la mansione per la quale hai studiato. Come in quasi tutti i settori, ci sono persone che, anche non avendo studiato, hanno una preparazione o ruoli di rilievo. Impegno e dedizione pagano sempre, quindi per me la risposta è sì. Devi solo chiedere e sbatterti un po'. Dodo Vane, a che età hai iniziato ad andare in moto e qual è stata la tua prima moto? Allora, ad andare in moto in pista a 19 anni, mentre la mia prima moto è stata questa, ed era una Aprilia RS50. E l'ho comprata senza la targa, senza le chiavi, con la catena, senza le chiavi della catena, col cilindro grippato, prezzo 150 euro. Lorenzo Fix Corsi, consigli su come migliorare la percorrenza in curva? Sei un grande, intanto grazie. E per quanto riguarda la percorrenza, considerando che gli amatori spesso vanno più forti in curva dei piloti, io mi piacerebbe prima vederti dare dei consigli affrettati, quindi è un po' generica la domanda, non saprei come aiutarti. Marco Ghidotti, prima che diventassi così bravo, in cosa non avevi il pieno controllo di ciò che facevi? Ti ringrazio, ma ce ne sono tanti più bravi di me. Comunque penso che la cosa nella quale mi mancasse più controllo fosse la stima di me stesso. Francesco DP, a che età la prima volta in pista intendo? L'ho detta prima, 19. NCCTMS 82R09. Poteva, solo Tommy Noccioli poteva avere un nickname così. Comunque è Tommy Noccioli di Andreani, con il quale lavoriamo al CIB, che saluto. E mi chiede: come si fa ad intraversare la moto andando piano? Chiedo per un amico. Comunque sia, dai, dovresti saperlo meglio di me. Un po' di engine brake, pedale sul freno e sei pronto per Instagram. Ciao Tommy. Matteo 675 Pozzi, cosa utilizzi per monitorare i tuoi allenamenti? Orologi, app o altro? Utilizzo questo strumentino qui che si chiama Sigma Rox 11.0. È un ciclo computer molto completo, è GPS e tutti i dati che servono per monitorare il tuo allenamento. Il prossimo upgrade che voglio fare è misuratore di potenza per la bicicletta. Per quanto riguarda le app, utilizzo come tutti Strava e Zwift. Simone Giorgini, personal trainer, pensi sia possibile farlo con una moto originale? La mia R6 2007 non si intraversa così. Sono io, vero? Intanto ciao Simone, non ci conosciamo di persona, ma ci vedremo magari in qualche pista da cross. Comunque sia, dai, la moto dovrebbe farcela. Però è una cosa che deve venire di pari passo con il livello. Cercare il traverso quando non si è ancora confidenziali con la moto può essere solo inutile e pericoloso. Comunque dai, tu che sei crossista non dovresti avere grosse difficoltà nell'imparare a farlo.
Manuel Landis, quando tornerai a girare in Sardegna? Guarda, spero molto presto, veramente. Ok, per oggi basta, non dilunghiamoci troppo. Ci sarà la seconda parte, quindi se sei arrivato fino qui, non sei ancora iscritto al canale, fallo, campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.